Nella seconda lettura di oggi si parla della grande realtà della risurrezione, mentre nella prima lettura e nel Vangelo si parla del giudizio. Ecco, queste due realtà che ci aspettano. La risurrezione, ecco, se saremo, noi siamo come un seme, ecco, dell'essere umano, ma il vero essere umano sarà come la pianta. Ecco, quindi non sappiamo che cosa saremo. Dopo la risurrezione saremo sempre noi, ma saremo trasformati, come il seme diventa pianta. E vedendo un seme non puoi immaginare come è fatta la pianta, ma sai che è la stessa specie. Saremo un reale corpo, però con qualcosa di diverso, di meraviglioso. Che bella sorpresa ci aspetta. Ecco, sicuramente sarà bello poter vedere Gesù con i nostri occhi fisici. Ecco, tutto ciò che è amore risorge. Gesù regnerà e vuol purificare tutto per consegnare tutto al Padre. Invece parliamo del giudizio. Il giudizio è l'incontro con Gesù. Gesù, come faceva nella vita terrena, è misericordioso con chi è pentito, ma inflessibile con chi si ostina. Il suo sguardo mi fa vedere chi sono. Ecco che il giudizio su me stesso sarà un autogiudizio. Sarò io ad autogiudicarmi di fronte a un amore così grande, soffrirò per la mia incapacità di amare. E questo proprio il purgatorio, questa sofferenza per la propria incapacità di amare. Poi ci sarà il giudizio universale, ecco, mentre il giudizio particolare probabilmente avviene appena siamo morti, ecco, il giudizio universale avverrà quando ci sarà la risurrezione, quando tornerà Gesù in modo eclatante, dopo che è venuto in modo nascosto circa 2000 anni fa. E questo giudizio universale sarà una dichiarazione pubblica di quella che è la nostra realtà. L'assassino sarà svelato, le menzogne saranno smascherate, i danni saranno riparati, il maltolto sarà restituito, le strutture oppressive saranno smascherate e distrutte. Come diceva San Giovanni Paolo II, non c'è solo il peccato personale, ma ci sono le strutture di peccato. Il buon nome sarà restituito. Ecco. Immaginiamo che un professore deve farci un esame, ma ci vuole talmente bene che dice già, chiederò questa domanda, questa domanda. Ecco, sicuramente tutti studieremo quelle cose lì e avremo tutti dei bei voti. Così ha fatto Dio. Dio vuol mandare tutti in paradiso e allora ci ha già detto la domanda dell'esame, la domanda del giudizio. Quale sarà? Ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, mi hai dato da bere. Cioè, hai amato? Questa sarà la domanda. E possiamo chiederci, ma quando è il giudizio? Quando sarà l'esame? Ecco, l'esame è adesso. Adesso Dio mi sta giudicando. Adesso quel fratello, quella sorella che ha bisogno. Posso chiedermi, lo sto amando? Ecco, questo è il giudizio. Il giudizio è adesso, non sarà dopo, sarà adesso. Io ho scoperto Dio il 31 dicembre 1988. Quella sera, dopo che avevo partecipato a un ritiro spirituale, ho partecipato alla festa di Capodanno e ho scoperto che vedevo le altre persone in un modo diverso. Sentivo gli altri come parte di me, li amavo spontaneamente senza più fare categorie. Ecco, aver scoperto l'amore di Dio, la presenza di Dio, l'esistenza di Dio, l'amore di Cristo per me, essermi innamorato di Cristo mi ha portato a essere innamorato di tutti. E alla sera, quando avevo amato gli altri, avevo il cuore pieno di gioia. E pregavo, non sapevo come pregare, e allora scrivevo sul mio quadernino i miei pensieri. E al mattino mi ributtavo ad amare i compagni di classe, nell'aiutarli, e mi andavo bene a scuola, allora cercavo di aiutare anche gli altri. Oppure mi sono fatto la lista dei compleanni, e quando c'era il compleanno di qualcuno, io portavo la torta.
Mi sono impegnato anche con i ragazzi a fare il catechista e cercavo proprio di aiutarli, di andare a cercare a casa, di invitarli, di sopportarli e coinvolgerli quando erano un po' vivaci. E poi siamo riusciti a portare a dei campi estivi anche dei ragazzi che mai sarebbero venuti. E quando venivano quelli di Rosta, guidati da Don Luca Gamba e da me, che eravamo allora dei giovani, non eravamo preti, ecco, dicevano: mamma mia, qui portano sempre dei ragazzacci molto vivaci. E noi riuscivamo a coinvolgerli. Ecco, cercavo di amare in famiglia, mettendomi a servizio, facendo bene il figlio. Anche quando la mamma è stata male, mi sono dovuto impegnare anch'io a cucinare, a fare le cose di casa, perché il papà doveva seguire la mamma e i miei fratelli aiutavano il papà, e ho cercato così di fare un po' la mia parte, e la mia famiglia è tanto unita. E poi mi ricordo che a un certo punto mancava un pullman. Eravamo alle superiori e mancava un pullman per andare, diciamo, a casa. Dovevamo aspettare più di un'ora che arrivasse il pullman dopo che finivamo la scuola, perché c'era un pullman a una certa ora, un altro non ce n'era uno in mezzo. Allora ho detto: facciamo una raccolta firme. Ho raccolto tantissime firme e poi sono andato con queste firme in provincia e abbiamo ottenuto che aggiungessero questo pullman. Ecco, poi anche amare per me era il volontariato al Cottolengo, che andavamo la domenica con il mio amico Massimo e cercavamo di servire questi ammalati. Ecco, che bel posto, il posto pieno d'amore, di provvidenza, al Cottolengo. Ecco, mi sono anche impegnato, allora venivano i ragazzi dal Marocco, ecco, l'amicizia, ecco, con Bouchaïb, che è proprio diventato un amico di famiglia. Pensate, quando c'era la mia prima messa, lui era in prima fila con i miei genitori. Ecco, veramente, una volta c'era lui che aveva un giubbotto poco pesante, e io avevo un giubbotto che era più pesante e faceva freddo. Lui era venuto a trovarmi, abbiamo passato la giornata insieme, tornando alla stazione. Ecco, dico: Bouchaïb, ma che bel giubbotto che hai, mi piace proprio, vuoi, te lo regalo. Così lui mi ha regalato il mio e io gli ho regalato, e lui mi ha regalato il suo, io gli ho regalato il mio, e in questa maniera lui ha avuto meno freddo, ma non ho dovuto, ecco, magari umiliarlo un po', e siamo proprio diventati amici con Bouchaïb, tanto che lui, quando riceveva dei soldi della sua paga, dice: tienli tu, tienli tu. Me li faceva tenere a me, io li mettevo nel mio conto in banca, perché lui aveva paura che i suoi compagni di stanza, di casa, vivevano in tanti in una casa, glieli rubassero. E poi, quando è stato necessario, gliel'ho dati. Lui poi, adesso c'è anche la sua famiglia, le sue bambine, tutto è andato bene e siamo proprio molto amici. Ecco, e siamo diventati amici in quel momento, ecco, perché lui un giorno vendeva le spugnette fuori della chiesa. Vieni, vieni a pranzo, mamma e papà, vi ho portato due amici a pranzo, e loro subito ad accoglierli. Mi ricordo anche una mia compagna, era rimasta incinta, ecco, che bella, ha avuto un bel bambino, eravamo in quinta superiore, lei ha scelto la vita. E allora, però era un po' indietro con le lezioni, allora dai, andiamo ad aiutarla, gli diamo un po' di ripetizioni, così lei è riuscita anche a passare l'esame molto bene. Ecco, sapete, più facevo per gli altri, più amavo, più il mio cuore era pieno di gioia. Ecco, questo è il giudizio. Hai questa gioia dell'amore, dell'amore disinteressato, allora sei in Dio, se no sei nel nulla. Ecco, dopo la nostra morte vedremo Dio, anche se da lontano. Lui ci chiamerà: vieni, vieni, vieni Alessandro, vieni, vieni più vicino, voglio stare insieme a te. Ma noi non ci riusciremo ad andare più vicino e sarà una grande sofferenza non riuscirci. Ecco cos'è il purgatorio. E sapete perché? Perché non ci siamo allenati in questa vita ad amare Dio. Ma come fai ad allenarti ad amare Dio? Ogni volta che ami uno che è sfortunato, tu ti alleni ad amare Dio. E se sei ben allenato, ce la farai in poco tempo o andrai subito in paradiso. E se invece sei poco allenato, ci vorrà un po' più di tempo. Allora l'allenamento lo fai qua giù o lo devi fare là. Ecco, ogni volta che noi aiutiamo una persona che ha bisogno, ci alleniamo ad amare Dio. Amare Dio è appunto il paradiso. Quando passi alla stazione e vedi un senza fissa dimora,
Quello è Gesù che ti chiama. Chi è brutto è Gesù che ti chiama. Chi è antipatico è Gesù che ti chiama. Il professore che ti fa arrabbiare è Gesù che ti chiama. Tu papà che urla perché è nervoso è Gesù che ti chiama e ti dice allenati così in paradiso ci arrivi subito. Il ragazzo di prima che gli hanno fatto degli scherzi perché è un primino, è Gesù che ti chiama. Quella ragazza a cui nessuno vuole parlare, è Gesù che ti chiama. Quel ragazzo triste perché è morto suo nonno, è Gesù che ti chiama. Il papà preoccupato perché deve pagare le bollette, è Gesù che ti chiama. La mamma che aspetta che tu arrivi a casa e che ti fa sempre da serva, è Gesù che ti chiama. Il compagno nuovo che tutti prendono in giro, è Gesù che ti chiama. Ragazzi, che palestra, è qui che dobbiamo imparare ad amare. Forza, diamoci da fare. Veramente non perdiamo mai più nessuna occasione. Vivremo bene questa vita e continuerà la gioia per l'eternità. Questo è il giudizio.